Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e benvenuti in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi vi faccio vedere la mia prova dell'evento contro il boss elettrico. Ho messo a livello expert tutti gli handicap tranne che uno, ovvero quello della physical resistance aumentata del 50%. Nonostante io potessi utilizzare comunque una pozione, non ho mai avuto nei vari try che ho fatto una RNG decente o attualmente abbastanza buono da poterlo comunque completare. L'ho completato chiaramente senza quello. Il team è composto da tutti quelli che hanno il boosting, tranne Chongyun, visto che il mio Chongyun non è performante, non mi piace, lo so che comunque si andrebbe a utilizzare semplicemente la sua E per poi far fare più danni sul Superconduct, ho preferito un Bennett che faccia la sua Q e mi permetta di boostare un pochettino i danni sia con Noblesse Beach sia con la sua Elemental Burst. Detto questo, vi lascio al video e vi auguro una buona serata. Prima di iniziare l'evento, cosa comporta? Avremo tot giorni dove andremo a sfidare determinate challenge, cioè dalla challenge 1 alla challenge 7. Nella challenge 1 saremo contro il boss elettrico, il Biolighting Concerto. Avremo un punteggio, un high score che noi andremo a raggiungere man mano che aumentiamo gli handicap, li andremo a vedere dopo, e avremo dei bonus. Questi personaggi avranno il 20% di danno in più durante questa challenge: Gan Yu, Xian Ling, Diluc e Chongyun. Li useremo tutti, nel mio caso tranne Chongyun. Scegliamoci la difficoltà del livello. Innanzitutto potete scegliere da Easy a Expert, io metterò Expert. A questo punto mettiamo che non possiamo superare i 2 minuti, la vita del nemico è aumentata del 100%, alla Cryo Resistance aumentata del 50%. Questa è l'unica che non metto, la Physical Resistance al 50% aumentata, perché ce la posso fare anche in questo caso. Vi dico la verità, ma ho avuto in tutti i try che ho fatto un RNG terrificante. Iniziato di Trivella che si buggava, qui sparava contro il bordo, cioè è un po' buggato come boss. E vi dico la verità, ogni volta che ho messo questo non ce l'ho fatta. Quindi anche con la pozione che vi aumenta al 55% dei danni del cibo, dei danni fisici, che dovrebbe un pochettino andare a superare a questo handicap, comunque se non avete un RNG decente è un macello. Poi mettiamo che gli effetti delle nostre cure sono diminuiti del 40%, che se abbiamo il nostro personaggio a meno del 50% il suo attacco è diminuito del 25%, che tutti i nostri danni critici sono diminuiti del 50%, che l'energy recharge è diminuita dell'80%, quindi avete una Q punto, ve la dovete giostrare bene. Cambiare personaggio incrementa il danno preso da quel personaggio del 25%, stacca 4 volte, quindi continuare a girare è rischiosissimo. L'attacco del nemico aumenta del 50%, la nostra movement speed di tutti è diminuita del 20%, dopo aver fatto uno sprint tutti i nostri personaggi prendono il 75% del danno in più per 10 secondi, e in più le nostre E, le HD, sono aumentate del 100%. Possiamo avere anche dei bonus che però ci tolgono, vedete, meno 50 che va moltiplicato per il moltiplicatore, che ci permettono di avere più cose, tipo gli scudi durano di più del 30%, la forza degli scudi è aumentata del 30%, oppure situazioni che se abbiamo più di 90-100% di vita, il critical rate è aumentato del 10% e il critical damage è incrementato del 20%, per aiutare insomma chi ha più difficoltà. Il team che andrò a usare è Xian Ling C6, full Noblesse Oblige perché non avevo voglia di cambiarla, Diluc lo sapete full Gladiator, quindi un Diluc full fisico, Gan Yu DPS perché non c'ho voglia di cambiarla in support, quindi è una Gaglio 2 Crio, 2 Gladiator con il Viridescent Arc, Viridescent Bow, scusate, e un Bennett full Noblesse perché è quello che deve fare. Let's go! Perché se questo qua decide, come ha fatto un paio di volte, di iniziare con la trivella e quindi buggarsi, non posso farci niente. Cioè, non... Ecco, deve iniziare così lui. Deve iniziare così. Così deve iniziare. Non ho preso l'ultimo colpo. Vabbè. Situazione. Pugno. Ok, che mi ha mancato, grazie a Dio. Che ogni tanto invece prende, non si sa il perché. Ok, siamo riusciti a prendere un po' di energy recharge su quella Q. Situa. Clap. Ok. Comunque situazione del cavolo. Abbiamo fatto pochi danni. Ok, si mette al centro. Devo starci un po' al centro qua ora. Mi interessa. Non mi interessa come né mamma, ci devo stare un po'. Ok. Dovrebbe essere abbastanza. Ok, pugno. Clapping. Ok,
Provo. Sì, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, signori. Ci siamo, ce l'avamo tenuti Xialing per questo, noi. E andiamo! E andiamo, signori, l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Sono molto contento di questo. Avrei potuto farla meglio, sicuramente. Però... bene così. Bene così. Soddisfazione personale. Superando lo score di 4K. Evviva! I'm so happy.